Io a un certo punto ho cominciato a temere questo momento, perché se Mastelloni c'entra con i cavoli a merenda, io sto messo un po' peggio, diciamo. Sono qua per fortuna non a parlare di me, ma a parlare di una scuola di cinema che è dedicata a Gian Maria Volonté. Però per parlare di questo vi devo raccontare anch'io un piccolissimo aneddoto, come è nata questa cosa di Gian Maria Volonté. Abbiamo progettato questa scuola, che nella nostra testa doveva essere una scuola pubblica, gratuita, perché abbiamo pensato che se non fosse stata gratuita non avrebbe avuto quella caratteristica fondamentale che noi pensiamo debba avere l'accesso, no, alla cultura in generale, oltre che l'accesso alla cultura cinematografica, cioè il fatto che persone che non hanno denaro possano studiare il cinema a dei livelli, diciamo, alti, importanti, cioè che faccia fare un'esperienza importante ai ragazzi che entrano in questa scuola, quindi che non fosse solamente gratuita ma fosse anche una cosa di qualità. E così via, cioè una scuola pubblica, gratuita, aperta, che pesca in tutte le parti della società, verso il basso soprattutto. E a un certo punto è venuto fuori il problema di come possiamo chiamare questa scuola. E siccome eravamo in tanti, eravamo un bel gruppo di persone, una ventina di persone, ci abbiamo messo una settimana a organizzare questo incontro, no? E ciascuno di noi ha buttato giù tutta una serie di nomi, e questa riunione si preannunciava molto burrascosa, difficile da gestire, perché chi fa cinema è un po' estremo, ha i suoi gusti. A me mi fa schifo anche il più grande regista del mondo, a te ti fa schifo anche, no? E quindi io temevo questo momento. Adesso dico, arriverà questo momento di questa riunione, ci scanneremo e salta il progetto, perché il nome che da dare a questa scuola deve avere un senso per tutti. Insomma, tra mille ritardi comincia questa riunione, uno di noi dice, io penso che la dovremmo intitolare Gian Maria Volonté. C'è stato un silenzio generale e dico, beh, c'è qualcuno che non è d'accordo. No, e la riunione è finita. E qui arriviamo un po' su una cosa personale che mi sembra giusto in questo contesto così caldo e affettuoso tirare fuori. Io poi, è una cosa che non ho nemmeno raccontato mai nemmeno a Costanza, io poi la notte non ho dormito, perché quando sono andati via tutti, questa riunione si faceva a casa mia, a casa nostra, quando sono andati via tutti a un certo punto, non so perché non ho dormito, mi sono alzato e sono andato su internet a cercare cose su Gian Maria Volonté. E incontro in rete le tre ipotesi sull'omicidio Pinelli. Cioè qualcosa che non ha direttamente a che fare con i film che ha fatto Gian Maria, ma ha a che fare con ciò che Gian Maria Volonté era, come viveva, come pensava. E credo che l'abbiate anche visto in questa occasione. Rappresenta tre ipotesi diverse, virate anche sottilmente in commedia, sull'omicidio di quest'uomo che il potere aveva fatto diventare un esempio negativo. E il lavoro che ha fatto quel gruppo di persone che ruotava intorno a Gian Maria Volonté, c'era anche Petri, se non ricordo male, la regia era di Petri, certo, scusate l'incertezza del ricordo. E devo dire che mi ha profondamente spaventato. Io in quel momento stavo pensando al mio film, volevo fare un film sulla vicenda della Diaz, e questi tre modi diversi di raccontare quella cosa mi si sono ficcati nel cervello. Soprattutto ho avuto un momento, diciamo, di
di difficoltà personale, perché io in quel momento ho pensato una cosa che oggi, che adesso mi sembra giusto dirla, diciamo, con confessione pubblica. Credo che Volonté non avrebbe amato il cinema che stiamo facendo. Credo che non avrebbe amato le sue istituzioni, perché sono profondamente malate, che muoiono dall'interno, rendono il nostro cinema difficile da fare, difficile da pensare, difficile da immaginare. Mi sembra che in questo momento, ricordando Volonté, cioè, mi sento di confessare pubblicamente questo pensiero che quella sera mi è venuto, e la paura che poi nei giorni successivi mi è venuta di non essere, di non poter essere nella vita mai all'altezza di quel coraggio, di quella lucidità e di quella generosità. Credo che abbiamo fatto bene a dedicare la scuola a Giovanni Volonté, l'ho capito quando ho incontrato Giovanna, perché Giovanna la prima cosa che ci ha chiesto non è stato, non ha detto ah grazie che no, mi fa piacere che pensiate a Giovanna, no, ha detto ma che è sta scuola? Vuol dire che Giovanna ha imparato molto da suo padre, cioè vuole sapere di che cosa stiamo parlando. Allora chi frequenta una scuola secondo me deve sapere di che cosa stiamo parlando, e quindi il nome che abbiamo dato a questa scuola per me inizialmente mi ha spaventato, oggi ma chi è questa scuola?